Parlavamo di Bari, quindi andiamo avanti con il secondo titolo di questa nostra rassegna stampa dedicato proprio ai pugliesi. Eccolo qua, Bari è la partita dell'anno, da Bari grande pressione sul match di sabato contro i Lupi. La sensazione, Michelangelo, è, almeno per quanto mi riguarda, che a Bari se ne parli molto di più e si stia caricando molto di più questa sfida rispetto ad Avellino. Ad Avellino c'è più delusione forse per come ci si arriva, ovvero dopo la sconfitta contro la Ternana, piuttosto che analizzare e sottolineare questa sfida comunque importante Sì, contro il Bari. È un'impressione assolutamente. solo mia? No, non è un'impressione solo tua, riprendo le parole sempre, meglio lo scritto del Quotidiano del Sud, Bari motivato alla remontata, i Galletti di Carrera hanno l'ultima grande chance per avvicinarsi al secondo posto. Ebbene, da Bari effettivamente anche loro la stanno vivendo come la partita dell'anno, ci sono tantissime pressioni, anche perché il Bari viene comunque da due risultati positivi consecutivi, vedono l'Avellino in un trend negativo e vogliono magari approfittare di questo periodo di crisi con i calciatori appena rientrati dal Covid, che magari non sono al massimo della forma, per poter colpire l'Avellino in questo finale di stagione, perché sai, una vittoria effettivamente porterebbe il Bari a meno uno in classifica e questo cambierebbe tutto, perché comunque il Bari verrà qui ad Avellino, non si accontenterà di Sì, certo del pareggio, verrà completamente per votare il proprio gioco e all'attacco. infatti, al di là delle dichiarazioni di Carrera, che ha detto ad Avellino andremo per vincere, ci sono anche le dichiarazioni di due tesserati. Possiamo già vedere Semenzato, che dice: morale alto, Avellino, fondamentale vincere. Ecco perché dico che a Bari la stanno caricando molto di più, ma tra l'altro è un dato oggettivo. Il Bari deve per forza vincere per portarsi a meno uno dall'Avellino e riaprire completamente la corsa al secondo posto, mentre all'Avellino starebbe bene, lo diciamo sottovoce, anche un pareggio, tenendo il Bari Sì. a più 4, insomma, a Diciamo che il 4 punti di coltello dalla parte del distanza. manico ce l'ha Eh sì, l'Avellino. il morale è sicuramente alto, dobbiamo fare più punti possibili per arrivare nel miglior modo possibile ai playoff, lavoriamo durante la settimana per arrivare con certezza alla partita. Avellino, vincere sarà importante, ma non dobbiamo perdere la testa, dobbiamo fare una partita ordinata ma cattiva. Semenzato però non è l'unico, caro Michelangelo, ad aver parlato, no, di questa partita tra Avellino e Bari, perché anche Lollo, centrocampista, Sì. che tra l'altro non so cosa faccia in Serie C, un centrocampista che ha sempre fatto la B, ha fatto addirittura Anche la anche Serie A. là, se non erro, con il Carpi o con Sì, con l'Empoli il o con Carpi. tutte e due, che ha rilasciato delle dichiarazioni forse ancora un po' più decise Molto rispetto più al decise, suo molto più compagno decise. di reparto. Se dalla regia può arrivare la pagina dedicata proprio alle dichiarazioni di Lollo, altrimenti ve le raccontiamo. Ho detto da Avellino, bisogna essere carichi, decisi e andare lì per vincere la Sì, sono partita. parole riprese anche dal Quotidiano del Sud, dove appunto viene sottolineato che Lorenzo Lollo a Radio Bari dice: è stata un'annata particolare dove in alcuni momenti non siamo riusciti a fare punti e le prestazioni giuste. Il nostro obiettivo rimane quello, sappiamo quello che vogliamo fare e dove vogliamo arrivare. Due risultati utili ci danno morale. Sicuramente dopo 3-4 risultati negativi non è facile essere liberi mentalmente, soprattutto con una squadra costruita per vincere. Eh sì, Noi eccolo siamo riusciti a proporre quello che qua. Ad volevamo. Eccolo qui comunque l'articolo. Avellino carichi e cattivi, crediamo al secondo Esattamente. posto, forse anche l'esperienza, no, di Lollo rispetto Andiamo a carichi, Semenzato. concentrati e cattivi agonisticamente per portare a casa il risultato. Avellino, noi abbiamo sempre creduto al secondo posto, è una gara importante come quelle contro Vibonese e Paganese, sicuramente sabato sarà una partita difficilissima, andiamo carichi, concentrati e cattivi agonisticamente per portare a casa il risultato. Ecco, queste sono le dichiarazioni che dovrebbero leggere anche i giocatori dell'Avellino per capire che Bari affronteranno, un Bari carichissimo che ritrova tra l'altro Cianci dopo il turno di squalifica Assolutamente. scontato, arriva bello, fresco e riposato il bomber barese di Bari, insomma, che sente sulla pelle questa maglia. Sicuramente se la sente sulla pelle, ma è una gara questa qua dove veramente i pugliesi arrivano per riscattare quello che è stato un po' la remontata, mettiamola così, dell'Avellino fatta nel girone di ritorno. Qui si decide il campionato di entrambe le squadre. L'Avellino dalla sua parte ovviamente ha la possibilità di, come dire, che anche il pareggio vada bene perché mantiene a distanza il Bari, ma questo non vuol dire che bisogna scendere con un atteggiamento remissivo sulla difensiva nel No. contenere il Bari, perché certamente sappiamo che se concedi campo alla formazione pugliese loro sanno farti male, anche perché scenderanno in campo con un 4-2-3-1, quindi un modulo Offensivo, sì. insidioso, molto offensivo ma insidioso per l'Avellino di Braglia, che tendenzialmente ha sempre sofferto questo schieramento. L'abbiamo visto anche con la Ternana, che effettivamente
È vero, avevamo un centrocampo dimezzato, però l'abbiamo sofferto anche Silvestri, vai a vedere in quella posizione, non è andato a coprire Pallini. Certamente, bisogna stare attenti ragazzi, perché poi dopo il Bari c'è la trasferta di Vibo Valencia contro una Vibonese in pienissima lotta per non retrocedere, insomma, in zona playout. E poi ricordare anche la gara contro il Teramo successivamente, vabbè, al di là della cabeza. Campionato molto complicato, e di Avellino Bari ne parleremo ovviamente nel corso dei nostri telegiornali, domani a Fattore C, poi ci sarà stato in studio ovviamente alle ore 17 e chiudiamo questa parentesi per